Buonasera e bentrovati. Fa ancora abbastanza caldo e quindi questa sera preparo una tartare di salmone con peperoni e zucchine. Quindi faremo un piatto fresco e salutare allo stesso tempo. Abbiamo una trancia di salmone abbattuto, mi raccomando. Peperone giallo, peperone rosso, zucchina, qualche pomodoro piccadilli, un pochino di insalatina, basilico, prezzemolo, limone, olio, sale e un pochino di pepe. Ingredienti molto semplici: un pochino di menta ci occorrerà per i peperoni e possiamo andare a comporre il nostro piatto. Quindi cominciamo a preparare il condimento. Mettiamo del basilico. Del prezzemolo. Lo tritiamo e aggiungiamo il nostro condimento. Andiamo a tritare. Buonasera a tutti. E prepariamo il nostro condimento per la nostra tartare. Abbiamo attivato. Ciao Paolo, buona serata. Roberto, ciao. Quindi abbiamo tritato il prezzemolo e il basilico. Aggiungiamo dell'olio. Di pepe ci serve bene e del sale, e abbiamo preparato il nostro condimento. Lo emulsioniamo un pochino e questo servirà per condire la nostra tartare. Quindi mettiamo anche, eccolo qua, io non ho la menta fresca, non l'ho trovata, però ho sempre di riserva quella secca. Avere degli aromi secchi è molto comodo, ci aiutano. Prendiamo la nostra trancia, togliamo le vische, molto semplice, pelle. In maniera molto semplice. Abbiamo tolto anche la pelle. Ciao Nabil.
Andiamo a tritare la nostra tartare. Ecco qui, prendiamo il recipiente, ci mettiamo la nostra tartare. E andiamo a coprire. Grazie Nabil. Ecco qua. Andiamo a condirla. Ecco qua. E così abbiamo condito anche. Ciao Sil. Ok. Mettiamo da parte. Ecco qua. Adesso prendiamo la zucchina. Mettiamo nel nostro recipiente, quindi abbiamo messo la zucchina, mettiamo un po' di peperone, ecco, i peperoni contengono della buona vitamina C, abbiamo messo un po' di peperone rosso. Mettiamo anche un pezzettino di peperone giallo. Ecco fatto. E via. Ed andiamo a condire anche questo. Con il nostro condimento già pronto, abbiamo fatto poc'anzi. Ecco qua. Eccoci qua. Abbiamo fatto anche la tartare con le nostre verdure. Ora abbiamo qua un bel piatto, il nostro coppa pasta, mettiamo un pochino di insalatina a decorazione. Mettiamo un letto di insalatina. Eccolo qua, sarà la nostra base per la tartare di verdure, perfetto. La tartare di salmone la mettiamo nel coppa pasta. Con il cucchiaio ci aiutiamo ed andremo a fare questo lavoro molto semplicemente. A questo punto vogliamo mettere qualche pomodorino.
andiamo un pochino a decorare, ecco qua, giusto un pochino così, diamo un pochino di colore e procediamo con le nostre verdurine. Ecco qua, vedete? Tutte belle colorate. Piatto fresco, estivo e sempre molto salutare. Ecco qua. Abbiamo visto, abbiamo fatto in modo molto veloce, siamo stati velocissimi. E abbiamo preparato un ottimo piatto. Ecco fatto. Se volete aggiungere un po' di colore, ancora mettiamo un po' di rosso, un po' di pomodoro, che ci sta sempre bene. Vi consiglio sempre di tagliare i pomodori con un coltello a seghetta. Ecco fatto. Se volete aggiungere ancora un po' di condimento, lo aggiungiamo. Abbiamo fatto un bel piattino, il nostro piatto è pronto, andiamo a togliere il coppapasta, ecco qui, ebbene, ecco qua, la nostra tartare è pronta per essere gustata, bella, fresca e salutare. Bene, vi do un bacio, un abbraccio. E ci vediamo alla prossima ricetta. Baci e abbracci a tutti. Ciao!